sono in ascolto. In questo video andiamo a risolvere un'altra traccia d'esame ancora riguardante gli spazi vettoriali dei vettori ordinari. In questo caso andiamo a leggere subito il testo del nostro esercizio. Andiamo dunque a leggere il testo. Nello spazio vettoriale VR4 siano assegnati i vettori V con 1 di coordinate 1, 0, 1, 0, V con 2 avente coordinate meno 1, 0, 2, meno 1, V con 3 avente coordinate 0, 0, 1, 0 e V con 4 avente coordinate 0, 1, 1, 0. Verificare che B di V, composta, cioè la B composta dai vettori V con 1, V con 2, V con 3, V con 4, sia una base effettivamente dello spazio vettoriale VR4 e costruire a partire dai vettori della base di V una base ortonormale di V. Scrivere inoltre la matrice del cambio di coordinate dalla base ortonormale individuata alla base canonica B' di V dello spazio vettoriale V e determinare infine le coordinate del vettore V' 1, 1, 1, 1 rispetto alla nuova base ortonormale. Andiamo dunque a risolvere il seguente esercizio. Allora, partiamo con la prima domanda. Dati questi quattro vettori, V con 1, 1, 0, 1, 0, V con 2, meno 1, 0, 2, 1 e V con 3, 0, 0, 1, 0, V con 4, 0, 1, 1, 0. Come prima domanda ci chiedono di verificare che questi vettori costituiscono una base di V. Quindi verificare che B di V è una base di V. Naturalmente, per verificare che B di V è una base di V, dobbiamo prendere questi vettori e andare a metterli in una matrice in colonna. Quindi prendiamo, cominciamo 1, 0, 1, 0, seconda colonna, secondo vettore, meno 1, 0, 2, 1, terza colonna, terzo vettore, 0, 0, 1, 0, quarta colonna, quarto vettore 0, 1, 1, 0, eccolo qua. A questo punto applichiamo il metodo che vogliamo, ovvero calcoliamo il determinante di A. Se il rango di A è pari alla dimensione del nostro spazio vettoriale di V, che è R4, quindi 4, i vettori sono linearmente indipendenti, quindi costituiscono una base B di V. Andiamo a calcolare il determinante di A. Io applicherei il primo teorema di Laplace applicato alla terza colonna, dove vedete ci sono tre zeri su 4. Abbiamo un 1 che appartiene all'elemento A3, 3, quindi 3 più 3, 6 pari, quindi 1 è positivo. 1 moltiplica questo determinante, ottenuto cancellando la colonna e la riga che si incrociano passanti per quell'1. Quindi 1 meno 1, 0, prima riga. 0, 0, 1, seconda riga, 0, meno 1, 0, la terza riga. A questo punto è sufficiente applicare ancora Laplace, ad esempio, alla seconda riga, e abbiamo quindi 1 che moltiplica, aperta quadra. Questo, attenzione, è un elemento A, 2, 3, quindi 3 più 2, 5, dispari, quindi è un meno 1, che moltiplica un determinante, il minore 2 per 2, che è un determinante, ottenuto cancellando la colonna, la riga e la colonna che si incrociano, quindi 1 meno 1, 0 meno 1. Eccolo qua. Conseguentemente notiamo che il risultato è 1 per meno 1 fa meno 1, 1 meno 1 per meno 1 fa 1, 1 per 1 1. Il risultato di questo determinante è 1, che è un numero diverso da 0, ma anche se fosse venuto meno 1 non sarebbe cambiato niente. 1 è un numero diverso da 0, pertanto possiamo dire che i quattro vettori sono linearmente indipendenti, in quanto, ripeto, il rango di A è 4 uguale a dim di V. Vettori V1, V2, V3, V4 linearmente dipendenti costituiscono, quindi possiamo dire che B di V, V con 1, V con 2, V con 3 e V con 4 è una base di V. A questo punto è evidente che, verificato il fatto che B di V è una base di V,
ci chiedono di costruire a partire dai vettori di BDV, eccola qua, una base ortonormale. Che procedimento dobbiamo applicare? Allora, quello che dobbiamo applicare è il metodo, l'algoritmo di Gram-Schmidt, perché prima di tutto, dati i quattro vettori, ci costruiamo una base ortogonale col metodo di Gram-Schmidt. Normalmente, poi, normalizzando i quattro vettori della base ortogonale, avremo ottenuto la base ortonormale. Andiamo dunque a applicare. Armiamoci di pazienza, che sono quattro vettori, quindi è una bella serie di calcoli. Andiamo a applicare Gram-Schmidt. Una volta costruita una base di V, ed è una base che l'abbiamo verificato, per costruire una base ortonormale, l'ho indicata con B di V ortonormale, è composta dai vettori U con 1, U con 2, U con 3, U con 4, dobbiamo contemporaneamente costruire anche una base ortogonale, l'ho indicata con B star di V. W1, W2, W3 e W4. Per farlo dobbiamo applicare Gram-Schmidt, quindi i calcoli sono abbastanza, non dico complessi, un po' lunghi. Per Gram-Schmidt, il primo vettore della base ortogonale W1 coincide col vettore V1 della base normale BDV. Per avere V1 basta dividere ciascuna componente di V1, ovvero di W1, che sono uguali, per la norma di V1, ovvero per la norma di W1, che sarebbe la radice quadrata di 1 al quadrato più 0 quadro più 1 quadro più 1 quadro, radice di 2. Quindi 1 fratto radice di 2 è 0, 1 fratto radice di 2 è 0, sono le componenti, le coordinate del vettore U con 1, primo vettore dei 4 della base ortonormale. Per avere il secondo, cioè per avere il vettore W2, secondo Gram-Schmidt dobbiamo fare V con 2 meno A2,1 che moltiplica il vettore W1 normalizzato, però quindi U con 1. A2,1 è dato dal prodotto scalare di V con 2. Attenzione, scalare, ripeto, U con 1 è già normalizzato, fratto il prodotto scalare di U con 1 per se stesso, che moltiplica il vettore U con 1 stesso. Questa è la formula. Ora abbiamo V con 2, lo conosciamo, ed è meno 1, 0, 2, 1, meno, naturalmente conviene qua aprire una bella quadra e andare a fare questo calcolo, dove al denominatore lo sappiamo viene sempre 1. Infatti, se vado a fare il prodotto scalare di U con 1 per se stesso, 1 su, 1 per, 1 sulla radice di 2 per 1 sulla radice di 2 è un mezzo. 0 per 0 0, 0 per 0 0, un altro 1 sulla radice di 2 per 1 sulla radice di 2, che è un mezzo più un mezzo è 1. Quindi a questo punto è inutile scrivere il denominatore, scriviamo solo il prodotto scalare di V con 2 per U con 1. Meno 1 che moltiplica 1 sulla radice di 2 è 1, meno 1 fratto radice di 2, e poi abbiamo più 2 volte sulla radice di 2, perché 2 per 1 sulla radice di 2 è 1 sulla radice di 2, gli altri sono 0 per 0 0, 1 per 0 0. Tutto questo va a moltiplicare ancora U con 1, cioè 1 fratto radice di 2, 0, 1 fratto radice di 2 è 0. Quindi a questo punto abbiamo che il nostro vettore W2, lo scrivo qua, sarà, attenzione, W2 non normalizzato, dovremmo normalizzarlo dopo, meno 1, 0, 2, 1, meno, vediamo cosa viene. Allora, meno 1 sulla radice di 2 più 2 sulla radice di 2, basta fare la somma algebrica dei numeratori, 2 meno 1, 1. Quindi questo qua viene 1 fratto radice di 2, che dobbiamo moltiplicare per le 4, 1 sulla radice di 2, 0, 1 sulla radice di 2, 0. Quindi viene 1 sulla radice di 2 per 1 sulla radice di 2 è un mezzo, 1 sulla radice di 2 per 0 è 0, 1 sulla radice di 2 per 1 sulla radice di 2 è ancora un mezzo, 1 sulla radice di 2 per 0 è ancora 0. Eccolo qua. Dobbiamo in pratica fare questa differenza e vediamo quanto viene. Questa differenza ci viene meno 1 meno un mezzo, sarebbe un meno 2 mezzi meno un mezzo, quindi abbiamo che W2, attenzione, viene meno 3 mezzi la prima componente, 0 meno 0, 0, 2 meno un mezzo è un 4 mezzi meno un mezzo, è ancora un 3 mezzi, questa volta positivo, e infine 1 meno 0 è 1. In pratica le coordinate del vettore W2 che appartiene alla base ortogonale B star di U è meno 3 mezzi, 0, 3 mezzi, 3 mezzi, 1. Ripeto, chiedo scusa, questo è un meno 1, eh? Non è un meno 1,
testo è un meno 1, eh? Non cambia niente come calcoli, però per essere precisi era un meno 1, quindi meno 1, meno 0 è un meno 1. Quindi è meno 3 mezzi, 0 3 mezzi, meno 1, perché il vettore v con 2 che io erroneamente ho scritto meno 1, 0, 2, 1 è nel testo che io ho fornito meno 1, 0, 2, meno 1. Normalmente meno 1 per 0 fa 0, quindi nei calcoli non cambia niente, ma per onestà bisogna dire che questo è meno 1, meno 0, quindi meno 1. Bene, andiamo a calcolare la norma di W2, che è la radice quadrata delle quattro coordinate, ciascuna al quadrato sommate. Meno 3 mezzi al quadrato è un 9 quarti. Poi abbiamo un 0 quadrato che è 0, abbiamo un altro 9 quarti, abbiamo un meno 1 quadrato che è 1, che possiamo scrivere come intelligentemente come 4 quarti. Quindi vedete come radice di 4 fuori vada fuori, quindi un mezzo, che moltiplica la somma di 9 più 9, 18 più 4, 22. Viene un radice di 22 fratto 2. Eccolo qua, la nostra norma di W più 2. A questo punto, questa norma la dobbiamo dividere per queste 4 componenti. Quindi in pratica avremo che il vettore u con 2, che sarà il secondo vettore che compone la base ortonormale, sarà meno 3 mezzi fratto radice di 22 mezzi. Poi 0, 0 direttamente lo possiamo scrivere come 0. Terza componente, quindi 3 mezzi fratto radice di 22 mezzi. E infine meno 1 fratto radice di 22 mezzi. A questo punto andiamo a scrivere in definitiva chi è questo vettore normalizzato. Il vettore W2 normalizzato è U con 2 ed è qua 2 e 2 se ne vanno e viene un meno 3 fratto radice di 22. Che ancora una volta lascio così, cioè non razionalizzo, non moltiplico e divido per radice di 2, lo faccio alla fine, perché magari nei calcoli mi viene meglio così. Meno 3 sulla radice di 22, 0. 3 su radice di 22, meno 1 fratto radice di 22 mezzi e un meno 2 fratto radical 22. Eccolo qua u con 2. U con 2 si va a unire a u con 1. Andiamo a questo punto, sempre con l'algoritmo di Gram-Schmidt, a calcolare il terzo vettore della base ortogonale W3. Calcoliamo quindi W3, ovvero il terzo vettore della base ortogonale, che secondo la regola V con 3 meno, aperta graffa, A con 3 è 1, che è il prodotto scalare fra V con 3 e U con 1, fratto il prodotto scalare di U con 1 per se stesso, ma che abbiamo già fatto ed è un mezzo più mezzo 1, per il vettore normalizzato U con 1, più A con 3 è 2 e U con 2, ovvero il prodotto scalare tra v con 3 e u con 2 fratto il prodotto scalare di u con 2 per se stesso per il vettore u con 2. Il prodotto scalare di u con 2 per se stesso viene sempre 1, infatti viene 1, vedete, 9 su 22 più 0 più 9 su 22 più 4 su 22 che è un 22 su 22 quindi 1. Quindi ci interessano solo i prodotti scalari dei numeratori che sono u con 3, che sono v con 3 scalare u con 1 e v con 3 scalare u con 2. Allora, u con 3 scalare u con 1 abbiamo già fatto, che è 1 sulla radice di 2, che moltiplica le componenti, le coordinate 1 sulla radice di 2, 0, 1 sulla radice di 2, 0 del vettore normalizzato u con 1. Per quanto riguarda invece il prodotto scalare di v con 3 per scalare u con 2, in questo caso è molto semplice perché v con 3 ha 0, 0, 1, 0, quindi ci interessa solamente la terza coordinata che è 1, che moltiplica la terza coordinata solamente del vettore u con 2 normalizzato, quindi 1 per 3 fratto radice di 22 e 3 fratto radice di 22, che moltiplica meno 3 su radice di 22, 0, 3 su radice di 22 e meno 2 su radice di 22, che sono le coordinate, le quattro coordinate del nostro vettore normalizzato u con 2. Andiamo a fare quindi i calcoli, viene 0, 0, 1, 0, meno, trasformiamo la quadra. Trasformiamo la graffa in quadra. Allora, questo prodotto l'abbiamo già fatto. Abbiamo che qua abbiamo un mezzo 0, un mezzo 0, più per meno meno, quindi abbiamo un più. Allora, 3 per 3 9, più per meno meno, abbiamo un meno 9 fratto 22. Ripeto, non vado a semplificare subito, lo faccio dopo. 3 sulla radice di 2 per 0 è 0. Qua abbiamo un 9 su 22, perché 3 per 3 è 9, radice di 2 per radice di 2 è 22, 3 per meno 2 è un meno 6 fratto 22, che ripeto non semplifico,
faccio dopo, uguale. Andiamo a fare i primi calcoli per non sbagliare i calcoli dentro la quadra, poi sommiamo. 0, 0, 1, 0. Meno, apriamo la quadra e facciamo un mezzo più per meno meno, un mezzo meno 9 ventiduesimi. 22 diviso 2 11 per 1 11, 11 meno 9 fa 2. Qua viene un 2 ventiduesimi che poi è un undicesimo, ma semplifichiamo dopo. 0 meno 0 è 0, un mezzo più 9 ventiduesimi è un 22 diviso 2 11 per 1 11, 11 più 9 è 20, 20 ventiduesimi. Infine 0 più per meno meno 0 meno 6 ventiduesimi è un meno 6 ventiduesimi. A questo punto semplifichiamo e abbiamo in pratica da sommare 0, 0, 1, 0 meno, allora 2 ventiduesimi come detto è dividendo per 2, sia 2 che 22 è un undicesimo. 0 e 0, 20 ventiduesimi dividendo per 2 viene un 10 undicesimi. Meno 6 ventiduesimi dividendo per 2, sia 6 che 22 è un meno 3 undicesimi. Allora andiamo a scrivere sopra quanto vale il vettore W3, che è il terzo vettore della base ortogonale che poi andrà normalizzato. 0 meno 1 undicesimi è meno 1 fratto 11. 0 meno 0, 0. Attenzione, 1 meno 10 undicesimi. 1 è 11 undicesimi. 11 undicesimi meno 10 undicesimi è 11 meno 10, 1. Quindi è 1 undicesimo. Infine, 0 meno meno 3 undicesimi è meno per meno più. 0 più 3 undicesimi è 3 undicesimi. Eccolo qua il nostro vettore W3 che vado a leggere, meno 1 undicesimi, 0, 1 undicesimi, 3 undicesimi. Finiti questi calcoli andiamo a calcolare la norma di W3, che è la radice quadrata di meno 1 undicesimi che è 1 fratto 121. 11 quadrato 121. 0, niente, più ancora 1 fratto 121. Perché 1 fratto 11 è 121, 3 fratto 11 al quadrato è 9 fratto 121. Allora, visto che sotto al denominatore abbiamo un unico denominatore che è 121, la cui radice è 11, vediamo che questo è 1 fratto 11 per la radice della somma di questi 1 più 1, 2 più 9, 11. Quindi 1 sulla radice di 11 per radice di 11. Questa norma la mettiamo al denominatore di queste quattro componenti e otteniamo quindi che U con 3, cioè il terzo vettore della base ortonormale finale, che è il vettore W3 normalizzato, sarà meno 1 fratto radice di 11, perché naturalmente 11 e 11 semplificano 0, 1 fratto radice di 11 e naturalmente 3 fratto radice di 11. Naturalmente 11 di questo denominatore e 11 del denominatore della norma se ne vanno. Ed ecco il nostro vettore U con 3. Tiriamo il fiato e calcoliamo W4. Infine calcoliamo il vettore W4 della base ortogonale che poi andremo a normalizzare e scrivere U con 4 che è il quarto vettore della base ortonormale. La formula è la più lunga, V con 4 è V con 4 meno aperta graffa, prodotto scalare di V con 4, scalare U con 1 fratto il prodotto scalare di U con 1 per se stesso, per U con 1, più prodotto scalare di V con 4 per U con 2 fratto il prodotto scalare di V con 4 per se stesso, per U con 2, più naturalmente questo è A41, A42, A43. Prodotto scalare di V con 4 per U con 3, scalare U con 3, scalare U con 3 per U con 3. I prodotti scalari dei denominatori, cioè il prodotto scalare di U con 1 per se stesso, di U con 2 per se stesso e di U con 3 per se stesso, sono tutti quanti 1. Anche il prodotto scalare di U con 3 per se stesso. Infatti, se andiamo a scrivere meno 1 sulla radice di 11 per meno 1 sulla radice di 2 è 1 undicesimo, più 1 undicesimi. Come vedete, più 9 undicesimi, 11 undicesimi è 1. Quindi andiamo a fare semplicemente i prodotti scalari dei numeratori e li moltiplichiamo per rispettivamente U con 1, U con 2 ed U con 3. V con 4 scalare U con 1. Allora, U con 1 è questo qua. V con 4 è 0, 1, 1, 0. Ci interessano solamente le seconde e le terze coordinate, 1, 1. 1 per 0 però è 0. Rimane solamente 1 per 1 sulla radice di 2. Quindi abbiamo 1 fratto radice di 2 che moltiplica 1 su radice di 2, 0, 1 su radice di 2 è 0.
più secondo prodotto scalare di V con 4 per U con 2. Anche qui ci interessano le seconde e terze coordinate, 1 per 0, però la seconda anche di U con 2 è 0, rimane solamente 1 per 3 sulla radice di 2, quindi 3 fratto radice di 22 che va a moltiplicare meno 3 fratto radical 22, 0, 3 fratto radice di 22 e meno 2 fratto radice di 22. Rimane solamente il prodotto scalare di V con 4 per U con 3, scala V con 3, anche qua U con 3 però la seconda è 0, 1 per 1 su radice di 11 e 1 su radice di 11 che va a moltiplicare meno 1 su radice di 11, 0, 1 fratto radice di 11, 3 fratto radice di 11, chiusa tonda, chiusa graffa. Andiamo a fare questi calcoli, abbiamo 0, 1, 1, 0, meno aperta la quadra se volete. Qua viene come al solito un mezzo, 0, un mezzo, 0, più 3 su radice di 22 per meno 3 su radice di 22 è un meno 9, 22esime, 0, 9, 22esime, abbiamo già fatto anche questo di prodotto, meno 6, 22esime, più infine 1 su radice di 11 per meno 1 su radice di 11 è 1 undicesime, 0. Qua abbiamo 1 sulla radice di 11 per 1 sulla radice di 11 è un undicesimo, 1 per 3 è 3 undicesimi. Chiudiamo la tonda, chiudiamo la quadra, uguale, sempre 0, 1, 1, 0, meno, apriamo la quadra e cominciamo. Tra 22, 2 è 11, il minimo unico è 22. 22 diviso 2 fa 11, per 1 è 11, 11 meno 9 fa 2 ventiduesimi. 22 diviso 11 fa 2, per 1 2 viene un 2, più 2 viene un 4, viene un 4 ventiduesimi se non mi sono sbagliato con i calcoli, dovrebbe essere venuto un 4 ventiduesimi. Lo vado a ricontrollare, mi sembra che sia tutto corretto, dunque. C'è un piccolo errore, infatti, qua, ecco, non l'ho messo. Infatti, meno male mi sono accorto. Questo è 1 su radice di 11 per meno 1 su radice di 11, che è un meno 1 su radice di 11. Non so perché ho messo 1. Quindi, attenzione al meno. Abbiamo quindi un meno 2. 22, 11 meno 11, meno 9, 2. Meno 2, 0, viene quindi 0. La prima coordinata, la seconda è 0 uguale, lo stesso. La terza, attenzione, 22 diviso 2 fa 11, per 1 11, 11 più 9 fa 20 ventiduesimi. Qua abbiamo però un 20 più 2 è un 22 ventiduesimi, quindi 1. E infine 0, andiamo a fare semplicemente 1, meno 6 ventiduesimi più 3 undicesimi. 22 diviso 11 fa 2 per 3, 6, 6 meno 6 viene 0, anche la quarta. Quindi è più facile di quello che pensavamo. 0 meno 0 è 0, 1 meno 0 è 1, 1 meno 1 è 0, 0 meno 0 è 0. In pratica 0, 1, 0, 0 sono le coordinate del quarto e ultimo vettore di un doppio 4. A questo punto è inutile normalizzarlo perché anche il vettore normalizzato è sempre lo stesso. Quindi andiamo a scrivere che in definitiva U con 4 coincide con V doppio 4, perché naturalmente il modulo, la norma è sempre 1, quindi è 0, 1, 0, 0. Andiamo a scrivere quindi la nostra base ortonormale richiesta, che in definitiva sarà D dv ort, quando chiamo ortonormale, 1 su radice di 2, 0. 1 fratto radice di 2, 0, meno 3 fratto radice di 22, 0, 3 fratto radice di 22 e meno 2 fratto radice di 22, meno 1 fratto radice di 11, 0, 1 fratto radice di 11, 3 fratto radice di 11, naturalmente la scriviamo modificata, 0, 1, 0, 0, naturalmente si può scrivere la nostra base come radice di 2 su 2, 0, radice di 2 su 2, 0, la possiamo scrivere come evidentemente meno 3 radice di 22, 22esimi, 0, 3 radice di 2, 22esimi,
Questo si può naturalmente razionalizzare, si può scrivere come meno radice di 2 undicesimi, qua si può scrivere come meno radice di 11 undicesimi, 0 radice di 11 undicesimi è come un 3 radice di 11 undicesimi, 0, 1, 0, 0. E sono i nostri vettori che compongono la nostra base ortonormale di V. Ora, calcolata e scritta, determinata la base ortonormale B ortonormale di V, dello spazio vettoriale VR4, andiamo a riportare, andiamo a scrivere la matrice proprio del cambiamento di base, di passaggio, dalla base ortonormale alla base canonica B' di V, che sono entrambe base ortonormale. B ortonormale di V è la base composta dai vettori u con 1, u con 2, u con 3 ed u con 4, precedentemente calcolata, la B' di V è la base canonica, sempre ortonormale, evidentemente. Come si fa a determinare la matrice di passaggio del cambio di base dalla base ortonormale alla base B' di V canonica? Basta prendere i vettori u con 1, u con 2, u con 3, u con 4 e metterli in colonna di questa matrice che indichiamo con C. Radice di 2 su 2 è 0, radice di 2 su 2 è 0, meno 3 radice di 22 fratto radice di 22 è 0, 3 radice di 22 fratto 22 è meno radice di 22 fratto 11, seconda colonna, terza colonna meno radice di 11 undicesimi, 0, radice di 11 undicesimi e 3 radice di 11 undicesimi, 0, 1, 0, 0, la quarta colonna. A questo punto la matrice C è una matrice di passaggio, del cambio di coordinate tra basi entrambe ortonormali, perché è una matrice di passaggio dalla base ortonormale alla base canonica B' di V. È una matrice sicuramente di tipo ortogonale e pertanto per la quale risulta che la matrice ortogonale ha questa proprietà che la trasposta di C coincide con l'inversa. Se pertanto vogliamo calcolare la matrice del cambio di coordinate, la matrice di passaggio dalla base canonica ortonormale B' di V alla base ortonormale B ortonormale di V, è sufficiente scrivere che C alla meno 1 non è altro che la trasposta di C, quindi non è sufficiente andare a cambiare le righe con le colonne. Quindi ecco la matrice di passaggio dalla base B' di V canonica alla base ortonormale, sarà radice di 2 su 2, 0, radice di 2 su 2 è 0, vedete come sto scambiando le colonne con le righe. La seconda colonna diventa la seconda riga, quindi meno 3 che moltiplica la radice di 22 fratto 22, 0, 0, 3 fratto radice di 22 fratto 22 è meno radice di 22 fratto 11, sono gli elementi della seconda riga che erano quelli della seconda colonna, meno radice di 11 fratto 11, 0, radice di 11 fratto 11 è 0. Scusa, 3 radice di 11 fratto 11, questi sono gli elementi della terza riga che erano quelli della terza colonna. Infine, 0, 1, 0, 0. Questa è la matrice, ripeto, del cambio di coordinate dalla base B' di V canonica ortonormale alla base ortonormale B di V. A questo punto non rimane altro che andare a calcolare le coordinate del vettore, ci dice il testo, V doppio, naturalmente 1, 1, 1, 1, rispetto alla base ortonormale B ortonormale di V già calcolata. Ora, il vettore V doppio ha coordinate 1, 1, 1, 1. Ora, è evidente che si può utilizzare un sistema o anche una relazione matriciale, che direi che di scriverla così, x' uguale a c alla meno 1 per x. Allora, andiamo a capire chi sono. Allora, x' rappresenta il vettore colonna delle coordinate del vettore v doppio rispetto alla base canonica B' di v. Oh, c alla meno 1, abbiamo detto, è la matrice di passaggio dalla base evidentemente canonica B' di v alla base ortonormale BV ortonormale. X rappresenta in pratica il vettore colonna delle coordinate del vettore v doppio rispetto alla base ortonormale. E quindi x' sarà evidentemente pari a scrivere c alla meno 1, abbiamo già scritto, radice di 2 fratto 2, 0, radice di 2 fatto 2, 0.
meno 3 radici di 22 fratto 22, naturalmente 0, 3 radice di 22 ventiduesimi, e poi abbiamo 1 meno radice di 22 undicesimi. Terza riga, abbiamo detto, è meno radice di 11 fratto 11, 0 radice di 11 fratto 11, e poi abbiamo un 3 radice di 11 fratto 11, e infine 0, 1, 0, 0. Tutto questo lo moltiplichiamo per il vettore colonna delle coordinate, il vettore W rispetto alla base ortonormale, che appunto è 1, 1, 1, 1. Ora, per calcolare x' non dobbiamo fare altro che andare a moltiplicare, quindi avremo radice di 2 su 2 per 1 e radice di 2 su 2, più 0 per prodotto righe per colonne, evidentemente, 0 per 1, 0, più radice di 2 su 2 per 1 e radice di 2 su 2, più 0 per 1, 0. Quindi dobbiamo sommare radice di 2 su 2 a, evidentemente, radice di 2 su 2, che fa 2 volte radice di 2 su 2. 2 e 2 semplificano, radice di 2. Andiamo avanti. Meno 3 radice di 22 su 22 per 1, e meno 3 radice di 22 su 22, più 0 per 1, 0. Poi abbiamo 3 radice di 22 su 22 per 1 e 3 radice di 22 su 22, che con questo si annulla. Quindi rimane un meno radice di 22 undicesimi per 1, quindi meno radice di 22 fratto 11 è la seconda coordinata. Terza, notiamo che anche qui 0 per 1, 0, sommando, facendo meno radice di 11 su 11 per 1 e più radice di 11 su 11 per 1, si annullano radice di 11 su 11 e meno radice di 11 su 11, rimane questo 3 radice di 11 su 11, terza coordinata del nostro vettore, e infine rimane appunto 1. Quindi in pratica è evidente che W rispetto alle coordinate di W rispetto alla base ortonormale sono radice di 2, meno radice di 22 su 11, 3 radice di 11 su 11, 1. Questo è la fine dell'esercizio, termina l'esercizio dove anche in questo caso abbiamo, ripeto, esaminato un esercizio d'esame tratto dalla facoltà di ingegneria, esame ovviamente algebra lineare e geometria analitica, è una delle tracce riguardante lo spazio vettoriale dei vettori ordinari. Alla prossima, ancora con altri temi in esame. Ciao a tutti, alla prossima.